ragazzi, il robottino supporta l'applicazione Make e anche mBlock Blockly Però per raccomandarlo bisogna usare Make Clicchiamo sopra Dopo aver lanciato l'app ci troveremo questa schermata Accendiamo il robottino, clicchiamo sul Bluetooth Ok, e abbastanza rapidamente ci troveremo così Dove il logo Bluetooth non è più rosso ma è bianco quindi possiamo comandarlo usando le varie app che comandano i vari robottini. Credo dobbiamo seguire lo schema e riportarlo sulle istruzioni. In alternativa, come ho fatto io, possiamo creare un'app dove possiamo comandare il robottino perché il nostro robottino ha il movimento e poi ha le pinze. Ho quattro cursori perché il primo cursore serve per chiudere la pinza, il secondo per aprirla e poi l'altro cursore serve per aprire l'altra pinza e per chiudere l'altra pinza. Con il sistema di progettazione dell'app è davvero molto semplice. Vedete se clicco sul cursore posso andare a selezionare la porta dove è collegata la pinza. Vedete posso selezionare le varie porte quindi è davvero molto semplice da creare l'app per creare l'applicazione invece di andare sulla voce gioca vai sulla voce crea ok poi clicca sul più si aprirà questa interfaccia dove possiamo scegliere diversi comandi vedete il movimento del robottino viene dato da queste due croci Basta cliccare e tenere premuto e la croce farà parte della vostra applicazione. Per muovere la pinza. Invece dovete andare su motore dc. Se invece volete comandare motori indipendentemente, dovete andare su motore encoder 1, motore encoder 2 o motore encoder 3. Dipende dove avete collegato i motori. Motore DC intende solamente il motore della pinza. Se noi clicchiamo sul motore della pinza, ok, poi andiamo alla schermata. Quando io clicco una volta sul motore della pinza esce porta codice ed elimina. Porta, devo andare a scegliere su quale porta ho connesso il motore. Questa è la scheda di controllo, quindi una volta scelta la porta, confermiamo, riclicchiamo codice. Se vogliamo chiudere la pinza deve sta scritto 255, se la vogliamo aprire dobbiamo mettere meno 255, quindi dobbiamo creare uno slide per chiuderla e uno slide per aprirla. Quindi torniamo, a... torniamo al progetto. Ok, andiamo giù in basso, clicchiamo una volta. Motore, clicchiamo un'altra volta sul secondo motore che poi comanda lo stesso perché dobbiamo andare a vedere la porta si, sì, la porta è diciamo è l'ultima a sinistra o la prima come preferiamo, ok. La porta è la stessa. Adesso dobbiamo vedere il codice uno fa 255 e l'altro invece deve essere tarato su meno 255, possiamo mettere anche meno 300, in modo tale che sarà più veloce. Ok, Una volta fatto ciò andiamo ad avvia e il gioco è fatto. Questa è la nostra app, creata in pochissimo tempo. Ciao ragazzi, per vostra fortuna il video è finito, spero vi sia piaciuto, che vi abbia interessato. Io vi invito come sempre a non iscrivervi a questo canale e a stenervi nei commenti. Io farò altri video, spero che ci sarete, ma penso che non ci sarete. Ci vediamo, ciao! Alla prossima, ma non ci sarete, quindi niente, ciao! Ciao!